La verità non ha nulla a che fare con il numero di persone che sono convinte di possederla. Veniamo menati per la NASA? Se avete 40 anni o più, probabilmente vi ricorderete del 28 gennaio 1986. Fu il giorno di una grande catastrofe della NASA di fronte alla costa di Cape Canaveral, in Florida, alle ore 11:38. 73 secondi dopo la partenza, lo Space Shuttle Challenger 23 si frantumò con una potente esplosione sopra l'Atlantico. Tutti e sette i membri dell'equipaggio perirono, fra cui 5 astronauti e 2 specialisti del carico. Milioni di americani, il 17% dell'intera popolazione, osservarono la partenza dal vivo sullo schermo televisivo a motivo di Christian McAuliffe, la prima insegnante nel cosmo come specialista del carico. Il servizio dei media sull'esplosione fu esauriente. Uno studio stabilì che un'ora dopo l'85% degli americani sapeva dell'incidente. Tutto il mondo era sotto shock. Tutto il mondo partecipò al lutto e alle esequie delle vittime dello Space Shuttle. Motivo dell'esplosione: una guarnizione ad anello difettosa sul propulsore destro del razzo. Lo shuttle non aveva un sistema con sedili eiettabili e l'impatto della cabina di comando sull'oceano fu troppo violento per permettere la sopravvivenza. La catastrofe portò ad un arresto di 32 mesi del programma Shuttle della NASA e alla formazione della Commissione Rogers, un comitato nominato espressamente dal presidente Ronald Reagan, onde analizzare l'incidente. Questi sono i nomi dei sette membri dell'equipaggio del Challenger. Primo, Francis Richard Scobie, comandante. Secondo, Michael John Smith, pilota. Terzo, Ronald McNair, specialista di missione. Quarto, Alison Onizuka, specialista di missione. Quinto, Judith Resnik, specialista di missione. Sesto, Gregory Jarvis, specialista di carico utile. Settimo, Krista McAuliffe, specialista di carico utile. Ed ora l'incredibile. Un noto proverbio dice: se sembra un'anatra, nuota come un'anatra, starnazza come un'anatra, allora probabilmente è un'anatra. In questa storia il mondo rimane a fiato sospeso per la seconda volta. Ora il nuovo shock che supera quello di 30 anni fa. Almeno 6 dei 7 membri dell'equipaggio del Challenger sarebbero ancora in vita, 4 di essi addirittura con lo stesso nome. Ecco gli argomenti da esaminare. Francis Richard Scobie, comandante della navicella spaziale Challenger. Francis Richard Francis Richard Scobie è nato il 19 maggio 1939 ed era il comandante della navicella spaziale Challenger. Esattamente 30 anni dopo la caduta del Challenger è stato scoperto quale CEO della Cousentris. Cousentris era ed è tuttora un'agenzia di marketing e pubblicità a Chicago. Osservando le due foto noterete con sicurezza almeno tre elementi che si assomigliano. Il primo è dato dalla stessa altezza della fronte, dalle stesse sopracciglia e anche dagli occhi che tendono leggermente verso il basso sul lato esterno. Tutto questo con il suo secondo nome Richard e la stessa età. La foto a destra del CEO Richard Scobie si trova anche sulla pagina di LinkedIn. Se si visita il sito di Cousentris, cosa che ho fatto, si vede un'animazione con una mucca mossa da un razzo. Il vortice delle polveri forma un numero 6. Il tutto assomiglia molto all'immagine televisiva dello Space Shuttle mentre esplodeva in aria. Non sembrerebbe un umorismo nero? Michael J. Smith, pilota del Challenger. A
Nato il 30 aprile 1945, il pilota del Challenger, Michael John Smith, aveva 41 anni quando perì nell'esplosione 30 anni fa. L'uomo della foto a destra si chiama pure Michael John Smith ed ha esattamente 30 anni in più. La sua somiglianza con l'astronauta Michael John Smith è assoluta. Le stesse sopracciglia orizzontali, gli stessi occhi grigio-azzurri, lo stesso infossamento verticale sulla punta del naso. Parliamo qui di un emerito professore in ingegneria industriale e dei sistemi presso l'Università del Wisconsin-Madison. L'indirizzo email di Michael John Smith è mjsmith@k.wisc.edu. Ronald McNair, specialista di missione del Challenger. Ronald McNair è nato il 21 ottobre 1950 ed è stato il secondo astronauta afroamericano con un dottorato in fisica. Il 66enne Carl McNair, nella foto a destra, ha esattamente l'aspetto che avrebbe Ronald oggi. Un giorno questo fatto ha attirato l'attenzione di alcuni cittadini americani. Quando gli hanno chiesto della sua sorprendente somiglianza con Ronald McNair, Carl avrebbe risposto spontaneamente che sarebbe il fratello gemello dell'astronauta sfortunato. Tuttavia, poiché la somiglianza era fin troppo sorprendente sotto ogni aspetto, alcuni concittadini dubitavano di questa affermazione. Ma per non mettere in giro delle affermazioni senza fondamenta hanno iniziato a indagare. Fino ad ora non si sapeva che il defunto Ronald McNair avesse un fratello gemello. Per quanto riguarda Carl McNair, si è scoperto di tutto. Ad esempio che è un autore, un consulente educativo, un oratore ispirante e che è il fondatore ed emerito presidente della Ronald E. McNair Foundation, che ha fondato in onore del fratello infortunato. Solo una cosa non poteva essere scoperta al momento della ricerca. Riferimenti datati prima del 1998 che fanno riferimento ad un fratello gemello di Ronald McNair di nome Carl. Ho cercato su Ancestry.com un Carl McNair che afferma di essere il fratello dell'astronauta Ronald McNair. La pagina di LinkedIn di Carl S. McNair dice che il suo compleanno è il 16 dicembre. La pagina di Wikipedia per Ronald McNair afferma che i suoi genitori sono Carl C. e Pearl M. McNair. Così ho perlustrato Ancestry.com per tutte le registrazioni di nascite e battesimi per un Carl McNair che è nato il 16 dicembre con un padre di nome Carl McNair e una madre di nome Pearl McNair. Il risultato della ricerca? Solo una registrazione nei certificati di nascita del Texas dal 1903 al 1932, vale a dire quella di Herschel John McNair, nato il 12 ottobre del 1912 a Rosewood, Upshore, il cui padre si chiamava William McNair e la madre Pearl McNair. In altre parole, secondo Ancestry.com, non esiste un Carl McNair, fratello di Ronald McNair. Ecco lo screenshot preso da Ancestry.com con l'orario e la data nell'angolo in basso a destra. Solo per essere sicuro, ho ripetuto la mia ricerca di Carl McNair. Questa volta ho limitato la ricerca per Carl McNair, con un padre di cognome McNair e una madre di nome Pearl. Non ho trovato nessun Carl McNair il cui padre si chiamasse McNair e la cui madre si chiamasse Pearl. Allison Onizuka, specialista della missione Challenger. Un altro specialista della missione Challenger, Allison Onizuka, il primo astronauta nippon-americano. Si pensa di aver riscoperto anche lui vivo in pubblico dopo il disastro del Challenger. Alla richiesta come caspita sia possibile che sia ancora vivo, si dice che si sia difeso con la risposta che sarebbe Claude, il fratello gemello dell'astronauta deceduto Allison Onizuka. Anche la sua spiegazione non è stata plausibile, così i cittadini sono andati alla ricerca di un fratello gemello dell'astronauta. L'astronauta Allison Onizuka è nato il 24 giugno 1946 alle Hawaii. Al momento di quella ricerca nessun registro di nascita conteneva un fratello gemello Claude, allora Claude sosteneva di essere il fratello minore di Allison Onizuka.
Se Allison fosse vivo oggi, avrebbe proprio l'aspetto del suo fratello minore Claude in quella foto. Le stesse sopracciglia, gli stessi occhi, le rughe a zampe di gallina, lo stesso naso, anche la stessa scriminatura. Claude Onizuka è un membro del consiglio della divisione Alcohol Control nella contea di Hawaii a Hilo. Ho cercato su Ancestry.com i certificati di nascita di Claude Onizuka, il presunto fratello dell'astronauta Allison Onizuka. Secondo la voce di Wikipedia su Allison Onizuka, suo padre era Masamitsu Onizuka, da poco defunto, sua madre Mitsu Onizuka. Risultato della ricerca. La ricerca di Claude Onizuka ha mostrato zero risultati positivi. Ecco la foto del registro delle nascite. Giusto per essere sicuro, ho ripetuto la mia ricerca di Claude Onizuka, questa volta senza il nome del genitore indicato. C'erano 36 risultati, nessuno di loro è Claude Onizuka. In altre parole, secondo Ancestry.com, nessuno è mai nato negli Stati Uniti il cui nome fosse Claude Onizuka. Judith Resnick, specialista della missione Challenger. Judith Arlene Resnick. Judith Arlene Resnick, nata il 5 aprile 1949. Che cosa c'è di importante da dire su di lei? Con un dottorato in elettrotecnica, fu la specialista della missione del Challenger. Fu la seconda astronauta americana donna e la prima astronauta giudeo-americana a viaggiare nello spazio. Bene, e adesso arriva la cosa interessante. Perché alla J. Low School siede in cattedra una professoressa che anche lei si chiama Judith Resnick. Con lo stesso nome? Certo che può succedere. Notevole è però che lei non è solo esattamente 30 anni più vecchia dell'astronauta Judith Resnick deceduta 30 anni fa, ma ha anche lo stesso nome, l'aspetto fisico, e la stessa voce dell'astronauta morta nell'incidente dello Space Shuttle. E che cosa ci fa alla J. Low School? E lei è professoressa di diritto di Arthur Lehman. Ed ora, torniamo al confronto. Esattamente come l'astronauta Judith Resnick, anche questa professoressa ha capelli scuri e ricci, occhi scuri, la forma delle sopracciglia è uguale e ha le stesse linee su entrambi i lati della faccia che salgono dalla mascella. Che altro vediamo? Entrambe hanno esattamente la medesima bocca, gli stessi sguardi e gesti. O qui un'altra foto per il confronto. Se guardiamo qui la bocca, vediamo che da tutte e due le Judith Resnick, quando parlano, il labbro superiore forma una piccola punta. Vedete? Ed è tutto puro caso? Qui a seguito due ricerche molto elaborate su Judith Resnick come testimonianze. Chi confronta la voce dell'astronauta Judith Resnick di 30 anni fa e quella della professoressa Judith Resnick arriva alla conclusione che si tratta della stessa medesima persona. Per concludere, ecco a voi un confronto acustico delle voci. Judith Resnick oggi e 30 anni fa. Well, I too am glad to be here one more time and I am hoping that the affliction that Steve Hawley had from the 41D mission specialist of the delays hasn't rubbed off on me. And there were fewer than 40 federal judges around the United States and they didn't need a building of their own. They were tucked into facilities like this. And of course, what the U.S. government did was this was a form of tax and marine hospitals health care. I think the guys behind me are hoping that it hasn't also. Otherwise, they what might happens, throw me of course, in. Is the Civil War, and with the Civil War and the North conquest of the also, South. Otherwise, they might throw me off the flight. The U.S. federal government owned about, and I will now introduce about 50 buildings Elonizuka, around the entire hoping that it has, United as they might States. Throw me and off none the flight. Of our flight. L'origine di queste discrepanze sono puro caso o si mostra qui una truffa di dimensioni globali?
Non si deve confondere la maggioranza con la verità. Sharon Kristen McAuliffe, specialista payload del Challenger. L'astronauta coinvolta nell'incidente del Challenger, Sharon Kristen McAuliffe, nacque il 2 settembre 1948. Quando fu scelta tra più di 11.000 candidati aspiranti a fare parte del progetto NASA Teacher in Space, era insegnante di studi sociali alla Conrad High School in New Hampshire. Se il Challenger non fosse esploso, sarebbe stata la prima insegnante nello spazio. Se McAuliffe non fosse morta in quella catastrofe, oggi avrebbe 68 anni. Nel corso delle ricerche sull'imbroglio dello Space Shuttle, anche per Sharon McAuliffe è stato trovato un esatto doppione con sembianze analoghe e, guardate un po', con lo stesso nome. Calcolando i 30 anni trascorsi, la straordinaria professoressa della facoltà giuridica nella Syracuse University ha un aspetto identico all'astronauta McAuliffe. E non ha soltanto lo stesso aspetto e la stessa età, ma si notano pure dettagli come per esempio la rosa dei capelli, che parte dal centro della riga verso il lato sinistro della sua fronte. Proprio questo avvocato Sharon A. McAuliffe, che lavora anche alla Syracuse Law School dello stato di New York, è anche la cugina del governatore della Virginia, Terry McAuliffe. Questo, a sua volta, in qualità di presidente della campagna, ha sostenuto sia la rielezione di Clinton come pure l'elezione di sua moglie Hillary. Inoltre, si è impegnato per il sostenimento della NASA e in particolare anche ciò che riguarda il sito per il lancio di razzi sull'isola di Wallops, nell'Atlantico in Virginia. In tutte queste ricerche è particolarmente importante notare quanto segue. Una cosa sarebbe se un solo membro dell'equipaggio Challenger assomigliasse a qualcuno vivo oggi. Potrebbe essere una semplice coincidenza. Un'altra questione è se tutti e sei i membri dello stesso equipaggio Challenger hanno un sosia che vive nello stesso paese e in non meno di 4 casi hanno lo stesso identico nome. La stima approssimativa di un insegnante di fisica riassume queste probabilità con i seguenti numeri e immagini. Usando una distribuzione binomiale, si può determinare quanto è probabile che un evento con questa probabilità si verifichi 4 volte entro 10 anni. In generale, questo porta ad una probabilità di circa 10 alla meno 160. A titolo di comparazione, la probabilità di essere colpiti da detriti spaziali è data da esperti informatici con una probabilità di circa 6 per 10 alla meno 13. Quindi nell'arco della vita è più probabile essere colpiti 7 volte da un qualche pezzo di cometa prima che si verifichi una tale costellazione di sosia. Ma quel numero è probabilmente molto più alto. Che gente compone la NASA per rendere possibile dimentire e bluffare un mondo intero per 30 anni? Dopotutto la NASA è un'istituzione che ogni anno divora miliardi di denaro dei contribuenti e di donazioni private. E che sarebbe se non meno di 4 università d'élite fossero coinvolte nell'inganno globale dello Space Shuttle? Si devono assolutamente trovare risposte alle seguenti domande. Chi altro è coinvolto in questo inganno? Dopotutto, gli astronauti ritenuti morti si sarebbero comunque ritrovati come avvocati, studiosi di giurisprudenza, specialisti finanziari, eccetera. Quindi, se l'intera NASA, astronauti e professori di diritto, cioè istruttori elitari, di insegnanti, eccetera, fossero coinvolti in un inganno mondiale, chi altro ancora ne farà parte? Dov'è il settimo astronauta, Gregory Jarvis? È ancora vivo? Per chiarire tutte queste infinite questioni, l'umanità deve aiutarsi da sola. Chiunque sia in grado di farlo dovrebbe partecipare alla soluzione dei problemi affrontati in questo video. Secondo la testimonianza di alcuni addetti della NASA, quindi, secondo dei testimoni oculari, si dice che la NASA abbia mentito non solo in alcuni punti, ma in tutte le cose. Quando parlai con quell'uomo di Bellcom, abbiamo discusso di questa bugia.
e tutto quello che mi ha detto era diverso da ciò che ci è stato venduto come verità. E ad un certo punto ho detto: dimmi, allora voi della NASA avete mentito su un bel po' di cose? E lui ha risposto come un fulmine: no, non abbiamo mentito su un sacco di cose, è tutta una menzogna, niente di tutto questo è vero. La NASA si è ripetutamente vantata nei suoi spot pubblicitari che i suoi viaggi spaziali creino posti di lavoro, specialmente nell'industria. La domanda più urgente al momento è: posti di lavoro in quale settore dell'industria esattamente? Almeno nei viaggi spaziali pare che vari astronauti della NASA non siano stati attivi nello spazio durante i loro grandi voli lunari o di space shuttle. Così almeno ha testimoniato di recente un insider della NASA che grazie alla sua coscienza non vuole più fare parte di questa grande frode mondiale, come l'ha definita lui. Sostiene che la NASA non mente solo in alcuni punti, ma che inganni in tutte le questioni del mondo, poiché anche diversi altri addetti della NASA hanno attestato le stesse cose, dei giornalisti freelance hanno fatto una prova del 9. Si sono messi con una Bibbia in mano di fronte agli acclamati astronauti, chiedendo loro di giurare sulla Bibbia d'essere stati sulla Luna e che non mentivano al mondo. Ma sentite e vedete voi stessi. Ti vuole una sberla? Beh, vorrei che lei giurasse su Dio e sulla Bibbia d'essere stato sulla Luna. Se lei è stato sulla Luna, vorremmo darle l'opportunità di giurare su Dio che ha messo piede sulla Luna. Ora ti darò l'opportunità di prenderne fino a perdere l'intelletto e così mi lasci in pace. Perché non la include negli appunti? Mette la sua mano sulla Bibbia e giura di essere stato sulla Luna? Beh, allora si tratterebbe di una Bibbia falsa. Sicuramente le piacciono le avventure. Lei è quello che ha detto di aver messo piede sulla Luna, anche se non era vero. Lei ha distorto e falsificato i fatti. Togliti di mezzo! Sei un vigliacco, un bugiardo e un ladro! Parli con la persona sbagliata. Perché non parli col capo della NASA? Noi siamo solo passeggeri, persone che vanno a fare un viaggio in aereo. Io non picchio nessuno, ma se non te ne vai subito, ti ritroverai a terra. Via da qui! Ok, prendi le tue cose da nazione e sparisci. Dico che è un mucchio di stronzate. Le ombre sono al posto sbagliato? Non do valore a ste stronzate. È stata falsificata qualche immagine dello spazio? Falsificata? Esatto. Abbiamo una registrazione audio inedita da una fonte del Johnson Space Center. Che idiozie! Mr. C, non merita una risposta. Se lo pubblicate la denuncia, ok? Anche tutte queste reazioni confermano il sospetto che nella NASA in generale sembra esserci veramente qualcosa di marcio. Dove stanno tutti questi astronauti durante le loro missioni spaziali simulate? E quali mete vogliono raggiungere con tutto ciò? Solamente un po' di ferie sui costi dei contribuenti e di investitori? Molto probabilmente no. Ma quali sogni realizzano tutte queste persone se durante i loro voli sulla Luna e nello spazio, famosi in tutto il mondo, non si trovano davvero in un razzo? Allora si pongono le seguenti domande al pubblico. Quante immagini spaziali della NASA sono autentiche, insomma? Quali immagini sono falsificate? È falsa l'intera visione del mondo dataci dalla scienza? Quali altri rami della scienza sono coinvolti in queste bugie? Dove sono andati a finire tutti i milioni di dollari e di donazioni e tasse se per decenni non sono stati adoperati per lo scopo dichiarato? Quali media sono coinvolti? I media sono stati ingannati o sono parte dell'inganno? Quali complessi mondiali sono coinvolti? Come la mettiamo con la Luna se tutta la storia dell'atterraggio era una messa in scena? Quanti uffici statali, istituzioni giuridiche, militari e servizi di sicurezza sono coinvolti?
Quante università, facoltà, scuole di diritto, rami scientifici e così via sono coinvolti? Klagemauer ringrazia anticipatamente per ogni indicazione competente a riguardo. Chi non sa la verità è un ignorante, ma chi la sa e la chiama bugia è un criminale.